La raccolta differenziata a Montesilvano è arrivata a una buona percentuale. Si tratta del 41,23%, mentre la media annua si attesta al 40%. Nelle zone in cui il porta a porta è attivo si toccano punte del 70%. L'amministrazione De Martinis monitora costantemente i dati. Nell'ultima verifica è emerso che il cittadino tende a disabituarsi alla raccolta differenziata. Questi dati, diciamo, sono di buon auspicio, visto che l'anno scorso eravamo intorno al 36%. Abbiamo deciso di comunicare nuovamente ai nostri cittadini la presenza sul territorio sia di due centri di raccolta che del centro del riuso. Un centro del riuso che è molto ben visto dai cittadini è utilizzato. Quest'anno quasi raddoppieremo il numero di presenze che abbiamo avuto l'anno scorso, però anche lì un dato che un po' ci consola, ma non ci soddisfa ancora. Vogliamo che questi centri siano utilizzati ancora più fortemente. Il centro del riuso di raccolta di Montesilvano Colle, per esempio, non è ancora ben utilizzato. Su tutto il territorio comunale è partita una nuova campagna Double Face. Le cartoline in distribuzione in questi giorni portano un doppio messaggio. Da un lato, Macosa Butti, che promuove la possibilità che hanno i cittadini di portare oggetti funzionanti, ma che non usano più, come ad esempio giocattoli, biciclette, elettrodomestici. Dall'altro, è questo dove lo butto, con le informazioni sulle aperture dei due centri di raccolta attivi. Queste due specificazioni qua consentono anche semplicemente di conferire meno rifiuti nell'indifferenziata, che significa far fare meno chilometri all'immondizia per essere smaltita, sono centrali di smaltimento in meno. È tutto un ciclo virtuoso che si deve innescare e non c'è soluzione a questo. Non è che si dice possiamo farlo il prossimo anno, fra 10 anni. No, bisogna farlo adesso, anzi bisogna farlo prima. Abbiamo lanciato questa campagna nel periodo balneare perché ci siamo immaginati, così come a Montesilvano, ma anche in altri comuni che serviamo in tutta Italia, che soprattutto per le persone che non vivono tutto l'anno nel posto in cui trascorrono le vacanze, non ci sia una grande dimestichezza sui giorni in cui conferire quale rifiuto, dove, come, eccetera. Gli orari dei centri di raccolta di Via Inn e di Via Nilo sul sito Formula Riuso Montesilvano.